Allora ci troviamo qua in compagnia di Vincenzo, l'ultimo dei sette, dei magnifici sette, intervenuti a Roma al primo raduno di BMW I8, raduno nazionale. E quindi Vincenzo, non ci siamo potuti vedere a Roma, ci sentiamo quindi tramite telefono, ma mi puoi dire, cioè, le tue sensazioni? È stato un bel viaggio? Hai avuto difficoltà con la macchina? Ti sei trovato bene? Sì, è stata davvero una gran bella esperienza. Diciamo, la passione condivisa con tante altre persone molto simpatiche in un contesto stupendo che è Roma, e con la possibilità di girare in centro guidati da Enrico, che è stato bravissimo e ci ha portato in posti stupendi. Quindi devo dire che sono stati 2 giorni indimenticabili. E poi, tutto sommato, diciamo, la condivisione della stessa passione di questa macchina, eccetera, beh, insomma, avvicina anche un pochino le persone. Da quanto tempo tu sei in possesso della I8? Ce l'ho da 3 anni. Allora, sono un patito BMW da sempre e, diciamo, sono stato sempre molto interessato della serie I di BMW, quindi ho seguito veramente la genesi della serie I e, diciamo, dapprima ho avuto anche la i3. La i8 è la prima macchina sportiva ibrida plug-in mai prodotta in serie, quindi, tra l'altro nata da un concept del 2009, una delle poche macchine passata in produzione da concept. Anche questa è una cosa molto particolare, quindi, diciamo, sono sempre stato molto interessato anche agli aspetti tecnici di questa vettura. Una supercar che veramente consuma pochissimo, super efficiente, perché è anche molto leggera, nonostante le batterie. Poi questa è una Ecco. macchina fatta in carbonio, super, super green, materiali. Che ti devo dire? C'ha i sedili in pelle che sono stati conciati con delle foglie di olivo. Diciamo, i rivestimenti dal riciclo del PVC. La stessa cellula in carbonio ha dentro dei polimeri di riciclo. Poi il telaio in alluminio. Insomma, una macchina veramente particolare. Perfetto. Allora, un saluto e speriamo di rivederci presto. Assolutamente, Gabriele, è stato un vero piacere conoscerti. Ci sentiamo prestissimo. Ciao. Ciao, ciao, a presto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Siamo qua in compagnia di Enrico Tassi, l'organizzatore del raduno, del primo raduno nazionale di I8 BMW a Roma, sua città d'origine anche. Enrico, allora, cosa ci dici di questa superba macchina? Allora, io ho seguito tutto il progetto fin dal 2011, che è stata l'auto di Mission Impossible 4 nella versione prototipo. Mi sono appassionato al progetto che poi è nato commercialmente nel 2013. Nel 2013-14 sono state vendute le prime auto, la mia del 2015. Sono riuscito a trovarne una come la desideravo nel 2018 e sono riuscito ad acquistarla. Sono felicissimo perché è un'auto eccezionale. È stata un'auto di transizione, la prima sportiva ibrida plug-in, diciamo che ha delle buone prestazioni a fronte di consumi veramente bassissimi. Stringe l'occhiolino al green, non è proprio green perché ha un motore termico aiutato da un motore elettrico, però insomma complessivamente ha dei consumi veramente ridotti. Sta diventando un'auto da collezionismo, da collezionisti, e quindi c'è una certa, come posso dire, una certa attenzione verso quest'auto, molto più di quanto ce ne fosse quando era in vendita da nuova. Il progetto è terminato, mi pare, nel 2020, sì, sono circa 3 anni che non viene più prodotta, e perché è stato un fallimento, un flop per la BMW, costava veramente troppo,
hanno fatto un uso smodato di fibra di carbonio, materiali insomma preziosi e costosi, e quindi non ne hanno vendute molte. Questo però poi significa che dal punto di vista collezionistico, come spesso accade, può insomma dare un plus, e quindi ora le quotazioni sono in forte ascesa. Prego. Grazie infinite, ci vediamo alla prossima, al prossimo raduno speriamo. Senz'altro, prossimo anno sicuro.